interessanti manifestazioni folcloristiche, come la famosa manifestazione dei Colles Castelleres. Cioè sarebbero delle torri umane alte fino a 6 piani, 7 piani, che sono formate da braccia e gambe umane approvvigliate fra loro o che hanno queste modature e che sono in grado di attrarre flotte di turisti da tutto il mondo. Passando ad un discorso più prettamente giuridico, bisogna capire esattamente quali sono queste aspirazioni autonomistiche della Sicilia, della Catalogna e come devono essere inserite all'interno di un quadro dove la loro personalità giuridica pubblica, almeno tutt'oggi, deve essere purtroppo per le aspirazioni autonomistiche inserita e scritta. Ed iscritta all'interno di identità politiche maggiori, cioè la Spagna e l'Italia. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di ridare a, questi stati, a queste nazioni, la possibilità di rioccupare quel ruolo centrale che è già vittimato dalla posizione geografica occupata. Posizione centrale per la Sicilia, ma non meno per la Catalogna che si affaccia sul Mar Mediterraneo. Se questo discorso comunque lo possiamo far valere appieno per la Sicilia, un po' meno per la Catalogna, visto che tutt'oggi la Catalogna è una regione dal punto di vista economico molto forte, uno dei 4 motori economici dell'Europa. Soprattutto basa la sua attività sul turismo e sulle banche, su attività bancaria, la Sicilia purtroppo può seguire sotto il profilo di una guida paradigmatica l'esempio catalano, ma ancora la strada è lunga visto anche la nostra condizione economica. Se poi si analizzano gli statuti di queste due regioni non si può non inferire già dall'articolo primo di questi statuti una somiglianza diretta a dichiarare, a rivendicare l'autonomia come nazione di queste due regioni. Cioè, ci deve far riflettere anche l'originaria formulazione dell'articolo 1 dello Statuto catalano, dove si diceva che la Catalogna è una nazione e la Spagna è uno Stato plurinazionale. In Sicilia, invece, il nostro articolo 1 è leggermente più blando, anche perché ci sono tantissime diversità che vanno a caratterizzare i due statuti e quindi già dall'articolo 1 si capisce che quello siciliano è uno statuto meno autonomista. Anche questo si può dire dipende anche da una sorta di minor favor che in Sicilia va a riguardare lo statuto. Difatti è stato come esempio possiamo indicare l'abolizione dell'alta corte siciliana con una sentenza definita da molti sentenza vergogna nel 1957 perché la Corte Costituzionale si è arrogata le prerogative che spettavano all'alta corte siciliana, cioè praticamente ha detto ci sono io, tu non hai più ragione di esistere. Questa è stata una grave violazione della Costituzione, visto che comunque la Corte Costituzionale è il giudice delle leggi, ma delle leggi ordinarie, delle leggi degli atti aventi forza di legge, non della Costituzione. Costituzione che può essere modificata soltanto tramite complessi procedimenti dal Parlamento, che organo rappresentativo e sovrano. Invece in Catalogna c'è avuto un processo che per certi versi può anche essere definito come opposto,
perché quando nel 2006 il Partito Popolare, ritenendo la riforma dello Statuto Catalano una riforma costituzionale e non meramente statutaria, impugnò questa riforma davanti alla Corte Suprema, che sarebbe la nostra Corte Costituzionale, questa disse in tale occasione che in realtà si trattava di una riforma statutaria, così salvando la modifica allo Statuto Catalano. Però dobbiamo adesso andare a visualizzare lo Statuto Catalano per meglio capire quali sono queste differenze tra lo Statuto Catalano e lo Statuto Siciliano. Nello statuto